Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Il match di domani indubbiamente sarà veramente importante. Sampdoria-Lecce, secondo me, è la vera e propria prova del 9 per i nostri ragazzi. Perché? Perché la Sampdoria occupa il 19° posto in classifica a 6 punti, vincendo domani a Genova si darebbe proprio una mazzata psicologica non indifferente ai nostri avversari e quindi sarà veramente importante non perdere questo scontro diretto. Prima di passare ovviamente alla parte di video dove vi dico le probabili formazioni, la pillola statistica dei precedenti storici, vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, vi aspetto domani alle ore 17:50 per l'importantissima live reaction e cronaca, nonché l'ultima live reaction e cronaca dell'anno, appunto di Sampdoria Lecce, qui sul mio canale YouTube, vi aspetto in tantissimi e inoltre vi ringrazio per l'incredibile supporto che mi avete dato in questo inizio di campionato. Vi lascio le formazioni, forza Lecce sempre e ciao. Eccomi qui, allora, probabili formazioni di domani per Sampdoria Lecce. Sampdoria che scenderà in campo con il 3-5-2, Audero in porta, Murru, Ferrari e Murillo, tre difensori centrali con Augello sulla sinistra e Berezinski sulla destra, Villar, Rincone, Djuricic, i tre centrocampisti con Gabbiadini e Caputo che saranno le due punte. Per quanto riguarda il Lecce invece avremo Falcone in porta con Pongracic e Baschirotto, Chandré e Gallo a formare il quartetto difensivo, Hjulmand, Blen e Gonzalez, centrocampo confermatissimo secondo me, in attacco invece Colombo con Strefezza e Di Francesco che secondo me meriterebbe la riconferma dopo la grande prestazione contro l'Atalanta. Precedenti storici invece 41 partite, 7 vinte da Lecce con 13 pareggi e 21 vinte dalla Sampdoria. Quindi chiaramente nei precedenti storici c'è un chiaro riferimento, siccome questa partita per noi è stata sempre difficile nella storia, però siamo pronti a cambiare la storia. Vi aspetto domani appunto nella live alle ore 17:50, forse Lecce sempre e buona giornata a tutti. Ciao!